Allora, beh, innanzitutto ciao a tutti, però volevo cambiare l'intro e questo allora come intro mi piace tantissimo. Mamma mia che bell'intro! Avete visto che bella giornata di sole? Ecco, questa bella giornata di sole è bella esattamente come le idee che adesso vi dirò per arrivare in prima serata Italia's Got Talent e magari anche a vincerlo. Allora, ma... Oh, mi raccomando, se decideste di prendere in considerazione queste idee, dovete assolutamente iscrivervi non a questo canale, a un altro mio canale che vi metto in descrizione e condividere a manetta i contenuti di quel canale perché sono contenuti troppo fighi. E quindi niente, allora, le idee sono queste. Prima idea, suonare la chitarra testa in giù. Ma a quel punto non avreste solamente la garanzia di arrivare in prima serata Italia's Got Talent e magari anche di vincerlo, ma avreste anche la garanzia di una viralità su YouTube, insomma diventereste famosi. E non è impossibile farlo, vi dico anche come, perché sono troppo buono. Basta fissare la chitarra con dei supporti ad una parete, fare la verticale e iniziare ad esercitarsi a suonarla con i piedi. Abbiamo visto che questo è possibile perché c'è un video famosissimo su YouTube dove questo viene fatto da un artista di strada che suona con i piedi. Lui lo fa comodamente seduto su una sedia. Si può farlo anche testa in giù. Se doveste riuscire a fare questa cosa, sicuramente sarete presi a Italia's Got Talent e avreste anche una buona viralità su YouTube. Altra idea geniale, che però non è mia, è di una persona che ho conosciuto un po' di tempo fa, e quindi se questa idea dovesse avere successo dovremmo fare di tutto per far sapere a questa persona che la sua idea ha avuto successo. Ma non sarà difficile, perché se questa idea dovesse avere successo, questo video vuol dire che avrà fatto un sacco di visualizzazioni e quella persona, guardando questo video, saprà che io sto parlando di lei e quindi la invito subito a contattarmi per far eventualmente rivalere la sua idea. E l'idea è questa qua: suonare le armoniche a bocca simulando l'effetto cornamusa, ovvero si prende il phon, si spara l'aria dentro questa cornamusa e quindi si avrà da una parte un suono continuo di una cornamusa scelta in una tonalità e con un'altra armonica di diverse tonalità si inizia a suonare dentro. Le tonalità dovranno essere compatibili tra loro e in questo modo si avrà un effetto cornamusa. Potrebbe colpire questa cosa, eh? Oppure altra idea, potreste, se siete, non so, dei liutai che siete in grado di costruire delle chitarre, creare un nuovo prototipo di chitarra elettrica con dei pick up belli grossi messi sulla parte, sul corpo della chitarra, senza più le corde, solo queste lastre proprio di ferro, questi grossi pick up sopra i quali si farebbero girare delle monete, simil monete, non proprio, diciamo delle forme metalliche molto simili alla forma di una moneta, e queste forme metalliche sarebbero inserite dentro dei cilindri verticali che andrebbero appunto a contatto con queste piastre metalliche. Girando queste monete si avrebbe un suono totalmente diverso da quello che fanno le corde, un suono nuovo. Sarebbe una chitarra elettrica nuova. E quindi questa è un'idea per i liutai,
doveste riuscire a costruire una chitarra elettrica di questo tipo, potrebbe anche piacere l'idea e quindi potresti anche andare a Italia's Got Talent come geni delle invenzioni. Va bene, io gli ho dato queste idee e quindi mi raccomando, se dovessero piacervi, condividete la manetta, iscrivetevi al canale in descrizione. E poi alla fine volevo anche invece dirvi qualche curiosità, ovvero come avviene la chiamata a partecipare alla prima serata di, che ne so, Italia's Got Talent, scusate, piuttosto che di X Factor o altri programmi televisivi. Allora, la chiamata può avvenire in diversi modi, non avviene sempre nello stesso modo. Può avvenire magari a seguito di diversi provini, magari, non so, voi andate a fare un primo provino e poi sempre nello stesso giorno vi fanno fare un altro provino, magari vorranno risentirvi un'altra volta e quindi sarete invitati a presentarvi ad un'altra giornata di provini dove magari ve ne faranno fare un altro solo e poi dopo alla fine vi diranno sì, siete stati presi, oppure ve ne faranno fare un altro dopo di quello, quindi arriverete a quota 4 provini e poi alla fine vi diranno sì, siete stati presi, oppure dovrete farne, che ne so, 6 provini consecutivi, diciamo, no? Prima di avere la chiamata. Oppure può darsi che subito alla prima audizione, caspita, questi rimangono colpiti e dicono sì, tu sicuramente vai in prima serata. Oppure può capitare, come è successo ad alcune persone che conosco io, che senza partecipare ai provini, ai casting, sono stati chiamati direttamente dalla redazione di X Factor, chiedendo loro se potevano partecipare alla prima serata perché compivano delle cose veramente eccezionali. Per esempio, non so se lo conoscete, Laminae Cantus, in arte si fa chiamare, è un mio amico che conosco, è un artista di strada che ho conosciuto prima che lui diventasse conosciuto, come di fatto ora è, che saluto se dovesse vedere questo video. Laminae Cantus in arte, vabbè, il nome non lo diciamo. E niente, lui praticamente suona la sega, quella per tagliare il legno, con l'archetto che si usa per suonare i violini. Quindi, boom! Lui non ha neanche partecipato ai provini di Italia's Got Talent. Proprio lui l'hanno invitato a presentarsi, lui si è presentato, ha sorpassato le audizioni e non ha vinto, però ha avuto modo di farsi conoscere e adesso mi sembra che proprio poco tempo fa è stato chiamato come figurazione speciale a fare una pubblicità della Unieuro, quindi si vede proprio lui, la sua figura, quello che fa, quindi insomma gli auguro tanta 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 fortuna. E un'altra persona che conosco è sempre un artista di Milano che, pensate un po', suona l'aria, cioè lui riesce a creare delle melodie suonando l'aria. Cioè, sembra quasi una asceta dell'elettromagnetismo. In realtà lui usa uno strumento che si chiama theremin e grazie a questo strumento lui riesce appunto a suonare l'aria. E anche lui è stato chiamato dalla redazione perché volevano averlo a Italia's Got Talent, lui però ha deciso di non andare. Oppure un'altra persona che conosco sempre, che però non è questa volta un mio amico, è una persona che ho avuto modo di conoscere,
è diventato talmente conosciuto sui social, aveva quasi 30.000 fan raccimolati in 4 anni. Su Facebook aveva questi fan e a un certo punto anche lui, proprio per questa, diciamo, fama raggiunta sui social, ha ricevuto una chiamata dalla redazione di X Factor, stavolta non Italia's Got Talent, perché lo volevano al loro programma, ma anche lui ha detto no, preferisco non venire. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi va, condividetelo. No, boh, se avete intenzione di attingere alle mie idee iniziali, però dovete assolutamente condividere questo video e iscrivervi a quel canale che vi metto in descrizione, eh. Se invece, vabbè, non vi va di condividere questo video, almeno però non dovete neanche prendere spunto dalle mie idee, eh. Ah, beh, ok. Va bene, siamo capiti. Auguro a tutti un buon proseguimento di qualsiasi cosa voi stavate facendo prima di vedere questo video. Ciao!